Carletti Spettacoli e i Seri in Festa presentano la 7ª edizione del concorso canoro Non ho l'età, in onda su Telearena. Lo spettacolo è ideato e condotto da Serena Carletti. Si ringraziano il Comune di Verona e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dello spettacolo. Blue Kids Abbigliamento, 0-14 anni, via Umberto I, Bovolone. Angolo Natura, Erboristeria, Bovolone e San Bonifacio. Osteria El Vignalon, Campagnola di Zevio. Pasticceria da Giuliano, Bovolone. Autotrasporti Raffaele Passaia. Ristorante Pizzeria Florì, Villa Fontana. Calesse Viaggi, via Garibaldi Bovolone e San Martino Buonalbergo. Onoranze Funebri L'Altro Cielo, Verona. Arredo Luce San Giovanni Lupatorto. Laccatura Amati Amedeo, Cerea. Decorazioni e controsoffitti Pomini. Gelateria La Romana. GGT Impianti Elettrici. Istituto Estetico Lo Specchio, Bovolone. Farmacia Bertolaso, San Pietro di Morubio. Inoltre si ringraziano RCS, Parco Giardino Sigurtà, LG Danzando, Corte Giogliare, Alive e Flip Studio. Maurizio Garavaso, ciao. Ciao! Senti che bella musica, Serena, senti. Tutti vorrebbero sentirla in quel di Sanremo, perché il tema che ho trattato quest'oggi è proprio il sogno. E per me, ma anche per Viola e per Alessandro sarebbe... Non abbiamo sentito nulla, caro Maurizio, perché qui c'è un jingle di una sigla famosa che è la sigla del Festival di Sanremo. Allora, ecco, noi parlavamo, dicevamo che praticamente questa è la sigla appunto del Festival di Sanremo, e visto che oggi si parla di sogni, naturalmente il sogno che tutti noi abbiamo è quello di presentare almeno una volta il Festival della Canzone Italiana. E non è un sogno mio soltanto, ma anche quello di Viola come Valletta e di Alessandro. Che più che altro sembrano in sala, uno studio medico, in sala d'attesa. Ma attenzione, fatevi vedere che siete, non siete dei, ecco, dei... Muovetevi ragazzi, muovetevi, un pochettino, ecco, un bel sorriso, bravi. Abbiamo pensato di prendere in considerazione i piccoli aiutanti di quest'oggi, anzi vorrei tributare loro un grande applauso da parte della sala che c'è lì. Eccoli. Eccoli gli applausi, li sentiamo tutti, grazie, siete molto gentili, perché loro sono stati formidabili, dicevo. Ah sì, anche quest'anno. E abbiamo fortemente voluto loro alla chiusura praticamente della manifestazione di Non ho l'età, edizione 2017. Proprio perché tutti i cantanti in gara sono lì in prima fila che aspettano trepidanti il verdetto finale. Dico bene, Serenella? Guarda, mi sembra un mix tra Carlo Conti e Baglioni. Lasciamo stare, sei troppo buona e va bene così. Senti, allora, Maurizio, io ho un'idea, dimmi pure. Volevamo ricordare i partecipanti della serata di odierna, insomma. Certo, fai pure. Allora, ha partecipato Carlotta, Rebecca, Riccardo, Claudia, Federico, Gaia. Mi sta venendo il mal di mare, ve lo dico, Sì, è vero. Giorgia, Celeste, Veronica. I Freesound, vero? Ecco. Sì, loro. Freesound. Va bene. Poi abbiamo Matteo, Greta, Maria. Un grande applauso per Viola. Ce l'abbiamo fatta. E Alessandro. Bravissimi, come sempre. Cos'è che stavi dicendo, Serenella? Stavo dicendo, se puoi abbandonare un attimo i Valletti, mi raggiungi sul palco, che dici? Così possono venire ti anche loro? Ti vediamo tutta la tua altezza. Ma certo, vi aspetto qui. Allora, vi do dai, tempo. Corriamo. 5, 4, 4 conta. Dai, 3, andiamo, vediamo, 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 vediamo. 2, tutti, via. 1, 0. Eccoli qui i nostri Valletti e il nostro Maurizio Garavaso. Ciao Serenella, buonasera a tutti. Sanremo e Sanremo! Beh, senti, ci siamo proprio vestito da gran serata. Ma hai visto che trasformazioni? Da Teatro Aristo. Ma io volevo venire vestito da Cugini di Campagna, però non me l'hanno lasciato fare. No, direi che così ti dona decisamente di più. Anzi, approfittiamo per ringraziare Maurizio che, oltre ad essere mio collaboratore, quest'anno anche inviato, ha anche la nostra voce ufficiale che sentite durante gli spot della trasmissione, ma anche Non ho l'età. Sera in Festa e quant'altro. E tutto di più. Grazie Serena di grazie. Chiamarmi. Sono sempre a tua disposizione, molto gentile. Grazie, grazie Maurizio.
vi invito ad accomodarvi dietro le quinte perché sto aspettando gli ospiti davvero importanti. Va bene? Bene? Allora vieni. Andate un po' a vedere là come sono gli umori dei ragazzi. Grazie, 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 grazie Maurizio Gramaso, grazie. Ed eccoci qui arrivati al momento solidale, finché contiamo appunto i punti, per fare un gioco di parole, vorrei qui sul palco i rappresentanti della Croce Rossa del Basso Veronese, capitanati da Fabio Ferrari, che accogliamo con un grandissimo applauso. Eccoli! Ci raggiungono, non vedo nessuno nel pubblico, ma vedo dei colori un po' che si distinguono nel buio ed è giusto che sia così. Raggiunge sul palco, oltre a Fabio e ai volontari, anche il sindaco di Salizzole, Mirko Corra, che accogliamo con un grandissimo applauso, so che è arrivato. Carissimo, ciao, ben arrivato. Prendi pure il microfono rosso pandan. Ciao ragazzi, se non vi dispiace io e Fabio ci sediamo sullo sgabello così da stare un po' più comodi. Ecco, qui abbiamo anche Mirko, senza jingle proprio, ti hanno buttato lì. Eccoci qui, diamo un po' di colore. Sarebbe il verde speranza, ma anche il rosso è speranza. È un colore un po' più particolare. È un po' più particolare. Qualcuno ha detto, quest'anno hai scelto la Croce Rossa perché se devi partorire un po' prima sei a posto. Speriamo proprio di no, vero Serena? Esatto. Va bene, a parte gli scherzi, siamo qui perché, come ricordiamo sempre, il nostro è un concorso autofinanziato grazie agli sponsor, ma ogni anno diamo la possibilità al nostro pubblico, che sicuramente è generoso e passa una domenica in allegria e in compagnia, di dare un piccolo contributo a fine spettacolo nelle apposite cassettine all'uscita per contribuire a una buona causa. E questa davvero una buonissima causa che tutti noi speriamo di non averne bisogno, appunto, però bene o male qualcuno della nostra famiglia prima o poi va a contatto con questa realtà che vediamo spesso sul territorio. Nello specifico, appunto, Croce Rossa del Basso Veronese. Assolutamente sì. Esatto. Partiamo subito, diciamo appunto dove operate nello specifico, qual è il ruolo del volontario, visto che oggi ne abbiamo ben quattro. Allora, io sono Fabio, sono il presidente del Comitato del Basso Veronese. Ringrazio il presidente del Comitato di Verona, Alessandro Ortrobina, che ci ha permesso di essere ospiti qui nel suo territorio, diciamo, perché il territorio del Basso Veronese è quello che fa capo agli ex 25 comuni dell'AS 21. Noi operiamo in tutta quella che è la bassa del territorio dell'AS 21, insomma, ecco, questo è il nostro territorio di competenza. Grazie alla, diciamo, alla generosità e alla sensibilità di Mirko, che è qui di fianco a me, che ha aderito a un progetto di raccolta fondi, e grazie a te Serena, a tutti gli sponsor e all'amministrazione di Verona che ci ha voluto qui questa sera. Insomma. C'è un obiettivo, Fabio, proprio un obiettivo specifico per il quale viene fatta questa raccolta fondi in questo 2017? Sì, noi diciamo che il Comitato del Basso Veronese prima dipendevamo da Verona e negli ultimi 2-3 anni siamo diventati indipendenti e abbiamo dei mezzi che purtroppo sono un attimino vetusti. Di conseguenza vorremmo indirizzare questo progetto proprio alla raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza. Una nuova ambulanza che è stata comprata per il gruppo di Bovolone. Il Comitato del Basso Veronese opera in due sedi locali, diciamo, Cerea e Bovolone. Siamo circa 230 volontari e siamo volontari di Croce Rossa sul territorio della provincia di Verona, dove sono presenti 6 comitati, appunto il Basso Veronese, Verona, il Valpolicella, l'Est Veronese, Bardolino Baldogarda, Peschiera. Insomma, siamo presenti con 1500 volontari in tutta la provincia. Dicevo, vogliamo comprare una nuova ambulanza è stata acquistata con l'impegno dei volontari tutti e anche con qualche donazione quest'anno per il gruppo di Bovolone. Mm-hmm. Ne avremo bisogno, dovremo acquistarne una proprio anche per un discorso di legge, perché le nostre ambulanze dopo un certo numero di anni non possono più circolare. Di strada le fanno, insomma. Esatto. E so che il prezzo non è proprio di quelli più modesti, perché si parla anche di 80.000 euro, se non ho capito male. Esattamente, per cui dovremmo iniziare anche con questo progetto, una raccolta fondi che andrà appunto alla finalità di questo progetto. Ultima domandina, poi passiamo la parola a Mirko. Appunto, abbiamo tanti ragazzi oggi, qualcuno è già maggiorenne, ma abbiamo tanti genitori anche giovani e fratelli qui all'ascolto, ma anche in TV che ci stanno seguendo. Per chi volesse fare il volontario, esistono dei corsi periodici, come funziona? Requisiti allora, base? Per chi vuole fare il volontario non ci sono requisiti base particolari, diciamo così. Si può diventare volontario già dai 14 anni, però. Per cui
e fino ai 65, 85 e oltre, perché sinceramente come volontariato si può fare assolutamente, perché volontariato di Croce Rossa non è necessariamente fare ambulanza, ma ci sono tantissime altre attività. Certo. Qui mi sembra di vedere le slide che scorrono, per cui insomma ci sono tantissime segreteria, volontinaggio, assolutamente piuttosto che in punti, sì, in alcune per manifestazioni. Cui per diventare volontario basta veramente poco, ci sono tantissimi corsi, dipende poi dalla vicinanza di uno di noi, a quale comitato, magari Verona, piuttosto, adesso parliamo per quello che è la provincia di Verona, però Croce Rossa Italiana, non dimentichiamoci, è presente con 670 comitati in tutta Italia, con circa 1,5 milioni di volontari, per cui siamo una realtà assolutamente molto radicata nel territorio e non solamente per quello che riguarda l'Italia, ma sono veramente orgoglioso di dire che siamo forse la più grande organizzazione umanitaria al mondo. Certo. Siamo presenti in circa 190 paesi, sui 194 paesi presenti all'ONU, con circa 100 milioni di volontari. Una buona fetta. Tutti quanti sono Croce Rossa diverse, perché Croce Rossa italiana, poi c'è la Croce Rossa svizzera, la Croce Rossa francese e quant'altro, però tutti quanti abbiamo sulla nostra, diciamo, divisa un simbolo che è il simbolo di Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa per quello che riguarda i paesi di carattere musulmano, ma siamo assolutamente tutti della stessa identica famiglia. Bene, allora questo qui è il nostro piccolo applauso per questi tantissimi volontari coinvolti. Mirko Corrà, sindaco di Salizzuola, fai un passo avanti che ti vediamo bene perché sei un po' piccolino. Allora, ogni anno il comune di Salizzuola sposa appunto una causa, tutti quanti gli eventi estivi e invernali di raccolta fondi appunto a ingresso gratuito che continueranno anche i prossimi mesi, hanno una destinazione. Quest'anno appunto, Mirko, dici tu un po' come mai hai scelto la Croce Rossa Italiana del Basso Veronese. Ma intanto buonasera a tutti e complimenti a Carletti Spettacoli, a Serena. Io sono arrivato in ritardo perché vengo da Salizzuola, dove abbiamo fatto la festa dei nonni quest'anno, quindi sono corso direttamente qui perché volevo essere presente, non solo per amicizia, perché ci tengo poi a testimoniare quanto sia importante fare l'amministratore, ma quanto sia importante poi destinare qualcosa a qualcuno che ne ha bisogno. Noi da tanti anni dedichiamo una parte di quelli che sono poi gli spettacoli, i vari manifestazioni che sono sul territorio da tanti anni ormai, a qualcuno. L'abbiamo fatto per l'Abio, l'abbiamo fatto per l'AI, la fibrosi cistica, per i terremoti, per tante cose. Quest'anno abbiamo detto lo facciamo per la Croce Rossa, ma ne avevo tanta voglia anche negli anni precedenti, perché la Croce Rossa è presente sempre e ovunque, in qualsiasi momento in cui un'amministrazione comunale ha bisogno. Un'amministrazione comunale fa qualcosa, organizza qualcosa, quindi era giusto quest'anno, avevo proprio la voglia di dedicare a loro un progetto, un obiettivo. E allora noi aspettiamo il famoso, il fantomatico assegnone gigante che ogni anno Mirko consegna con tanto di foto, per vedere una bella cifra lunga, dove dentro ci sarà anche il nostro contributo, certo, che oggi all'uscita potete andare, insomma. Mi raccomando, l'uscita unica è quella là in fondo, dunque cominciamo sempre mano sul cuore, mano sul portafoglio e poi vedete tante voi grazie. Come fare. Grazie di cuore a voi, buon proseguimento, salutiamo anche i volontari che sono Elena e... Flavio, Mirko, Serena, presenti tutti quanti in postazione per una buona azione. Grazie a voi. Grazie a tutti. Croce Rossa Italiana, grazie. Domenica 5 novembre a San Bonifacio, quinta marcia della solidarietà. Manifestazione podistica, due percorsi, 7 e 13 km. Per info, organizzazione Amici del Ballo, signor Romolo al numero 338-324-7795. Nel costo dell'iscrizione è incluso un piatto di pasta per tutti. Ristorante Pizzeria Stella, la trovate a Correzzo di Gazzo Veronese, in via Dante di Ieri 22. Vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso e cene anche da sporto, aperto dal martedì alla domenica. Nell'ampia sala potrete assaporare carne, pesce, pasta fatta in casa, risotto con le rane, tagliatelle e ottime pizze, con farine speciali ed ingredienti selezionati. Il ristorante Pizzeria Stella vi aspetta a Correzzo di Gazzo Veronese. Per info 0442 58 007. Cuore ora batterà.
partiamo con il premio della giuria, che è un premio sempre molto ambito, che anch'esso ha portato molta, molta fortuna. È un premio che viene scelto indistintamente o tra i baby o tra i big. Dunque, come di consueto, rullo dei tamburi. Il premio speciale della giuria 2017 viene assegnato a Gaia Massetti. Eccola qui. Facciamo un applauso più forte a Gaia. Con questa canzone davvero fantastica. Allora, per te arriva il premio giuria, l'attestato da parte di Viola, e qui dentro puoi, tu abiti a Brescia se non erro, giusto? Dunque sei anche vicina, qui ci sono i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà, nostro sponsor, che ti offre una visita in questo bellissimo parco. Grazie. E questi sono i giurati che ti hanno votato, guardali bene, salutali. Grazie. Una bella foto, giriamoci qui. Gaia Massetti, premio giuria. E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà come bruciare nel fuoco che imprigiona. Se ti chiamo amore, tu non ridere. Se ti chiamo amore. E poi sarà come morire. La notte che non passa mai. E poi sarà come impazzire in un vuoto che abbandona. E se ti chiamo amore, tu non ridere. Se ti chiamo amore. Che non smette mai. E poi sarà come morire se vorrai andare via. E se ti chiamo amore, tu non ridere. Se ti chiamo amore. Amore che non vola, che ti sfiora il viso e ti abbandona. Amore che si chiede, amore che si piega, ti va. Che non passa mai.
E poi sarà come morire la notte che non smette mai. Grazie. E la musica del cuore ora batterà. Categoria Baby, vince il premio 2017 Claudia Meneghini. Brava Claudia, con la canzone Woman in Love di Barbara Streisand. E c'era Woman in Love, l'avevo letta da qualche parte. Attestato di vincita, quante cose, biglietti del Parco Sicurtà, orologio di oreficeria e coppa, quante cose, ce la fai a tenere tutto tesoro? Aspetta che sei uno scricciolo tu, aspetta, apri questa borsina che mettiamo dentro questo, ecco, facciamo una cosa molto, voilà, un bel sorriso. Claudia Meneghini. The dream is gone, it's a lonely in a place. I kiss the morning goodbye, the bottom side. You know we never know why. The road is narrow and long, when eyes meet eyes, and a feeling is strong. Soon away from the world, I'll stumble, I'll fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world. With you eternally.
Se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza, Segala Ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio. Lo staff, attento alle esigenze del cliente e sempre cordiale, vi aspetta dal lunedì al sabato nello showroom a Gazzo Veronese in via Canove. I professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa, accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno. Qui infatti troverete molte idee, dalle più tradizionali alle più moderne, ceramiche, rubinetteria, sanitarie, colonne per box, doccia e molto altro. Fiore all'occhiello, il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pellets e a legna, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. E ancora parquet, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi. Grandi promozioni da cogliere al volo nel reparto outlet, con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno. Per toccare con mano la qualità dei prodotti, venite a trovarci. Siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato. Segala Ceramiche, da più di 30 anni, veste la tua casa. E la musica del cuore ora batterà. Ha cantato per ultima, ma ha portato fortuna, Maria Tomba! Complimenti, Maria! Fatto? Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Come fosse niente, sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta. Segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente e scioccamente. Tu che sei che sei diverso.
fedeltà va a Matteo Penso. Vieni Matteo. E non poteva mancare il premio fedeltà, eh. I miei nipoti saranno contenti perché ti vogliono vedere tutti gli anni, eh. Grazie, grazie veramente. Complimenti e in bocca al lupo per la tua carriera artistica ma anche professionale, perché ormai sei un adulto. Eh sì, speriamo bene, dai. Grazie Matteo. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. E non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te, pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamoci di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, sole strano che al suo posto. Ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sai. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio. Su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi. Però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta. Stai con me. Sole strano che al suo posto. Ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così. Ma non so che cosa fare. Che tu fossi un'emergenza, ma tra bene d'amore c'è solo Laura e la mia coscienza. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso. Ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso. Laura c'è, se vuoi ci amiamo adesso. Tra me e te, mi dispiace ma non posso. Laura c'è, Laura c'è. Grazie. Domenica 5 novembre a San Bonifacio, quinta marcia della solidarietà. Manifestazione podistica, due percorsi, 7 e 13 km. Per info, organizzazione Amici del Ballo, signor Romolo al numero 338-324-7795. Nel costo dell'iscrizione è incluso un piatto di pasta per tutti. In via Giacomo Matteotti a Ponte Possero di Sorgà, Verona, vi aspetta Trattoria Le Marie, elite del gusto e della tradizione. Ampia sala da pranzo e una caratteristica cantinetta. Per le vostre serate e momenti speciali. Specialità della casa, frittata con saltarei, tortelli di zucca, fettuccine con anatra, anatra alla birra, lucio con polenta, risotto col pessin, pesce gatto fritto, anguille ai ferri, specialità del Basso Veronese e Mantovano, ottimi dolci.
Inoltre, adiacente alla trattoria è nata Guest House, la nuova struttura con accoglienti ampie camere e prima colazione, aperta tutto l'anno. Per info www.bb-trattorialemarie.it. Nudo la mia anima, ho perso tutto ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita, in gioco c'è la vita, tu non sai che peso ha questa musica leggera. Dici l'amore presto, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voi ce ne avrei, ma non potrei dare aiuto. Nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi sono tenuto il mio segreto. Con sorda io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai, se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana vai. Uno su mille ce la fa, ma come tu. Grazie. Se per uno su mille ce la fa, i nostri concorrenti si meritano tutti quanti un primo posto nel nostro cuore. Grazie ragazzi per aver partecipato a Non ho l'età 2017, un applauso tutto per voi. Eccoli qui. E allora mi possono raggiungere sul palco tutti i coinvolti del Dietro le Quinte, partendo da Maurizio Garavaso, poi mi raggiungono Barbara, Luca, Simonetta, Viola, Elena e la maestra Lucy di LG Danzando, e facciamo un applauso per tutto quanto questo staff.
E caro Maurizio, prego prego ragazzi, siamo tutti quanti per il gran finale, per la foto di gruppo. Nel frattempo Maurizio scende dal palco perché devi fare una consegna particolare, questo alla mia mamma, perché lei come tutti gli anni è la responsabile della raccolta sponsor, senza di quali questo concorso non potrebbe avvenire. Non so se stia dormendo, se sia ancora in sala. No, figuriamoci, no, non sta. Dov'è? No, sta facendo degli strani gesti, vai. È lei, smanicata, vado. Smanicata. Vado. Grazie. Ah, c'è una cosa anche per me. Rosa, un colore a caso. C'è anche il prezzo, volevo dirvi, è fantastica questa cosa. I love you. Ma è per me, aspetta, devo darla a qualcuno. Ah, tutte e due per me, grazie, ma che splendore. Grazie, da parte di, si può sapere, un spasimante? No. Da parte di chi? Di tua mamma. C'è il stesso pensiero, ok. E questo invece? Questo è un piccolo dono per una bellissima e futura mamma. Ma che carini, ma grazie, grazie ragazzi, io vi ringrazio per questi fiori che ovviamente adoro, vi li ridò da portare in camerino, va bene, voi sapete dov'è, grazie, che facciamo, fate veloce così poi vi aspettiamo per la foto di gruppo, va bene? Maurizio, vieni centro palco con me, siamo tutti vicini vicini, non vediamo il cast finale, mio marito sta piangendo, dico solo quello, cioè... Voglio dire, ho ricevuto i fiori io, va bene. Ok, sono bei momenti. Tutti sul palco, dai, venite ragazzi, avvicinatevi, Luca. Forza, forza, Mirko, Simonetta, Elena, anche Massimo che è qui. Il rappresentante di M3 che è là in fondo, che ringraziamo ovviamente per il supporto logistico. Ciao ragazzi, ci siete? Ci sono. Ce l'abbiamo fatta, è stata dura. Barbara, ci sei anche tu? Benissimo, ringraziamo Marco Belligoli, i nostri fotografi, insomma, i ringraziamenti fatti, un po' di musica sottofondo per il nostro grazie finale. Come sempre, guardateli là, vestiti di rosso, vi stanno aspettando all'uscita per una piccola offerta della Croce Rossa. Ci vediamo l'anno prossimo, grazie, ciao! Lo staff di Lolita ringrazia tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dello spettacolo e il pubblico presente, al quale diamo un arrivederci alla prossima edizione. Vai Mauro, un po' di musica, noi facciamo un bel sorriso tutti vicini. Forza! Intendo quella vera. Intendo quella vera. Hai presente le stelle, le torri gemelle? Quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio? E se ti suona un po' il banjo? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del sesso. In carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre a mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso? Carta, forbice o sasso? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel parco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, può far fuori di testa come l'ultima volta. Siamo